impegnato, guardate che a casa siamo 20 persone, non vuoi che no? Facciamo una cosa, cominciamo a arrivare, cominciamo a contattare tutti quanti per l'evento. Una volta che sappiamo la data, poi cominciamo a chiamare già a Luigi Civili, a Puccinarà e a Tommaso Malano. Lo stesso noi qua. A Catano non lo tagga perché non legge mai. Poi ci devono dare la conferma. No, non interviene. Ma lo che sciolta qua la legge. Ma te mi piace. Okay. Si deve sempre decidere il contenuto del volantino. Come deve essere fatto? Chi lo fa? Faccio io. Lo fai tu? Come il movimento. Chi si impegna per il volantinaggio? Impegno pure io per il volantinaggio. Ma è sempre relazionato, come diceva Antonio, alla data del gazebo. Se no tu fai fai un'operazione di volantina. Oggi è il 23, diciamo che per il 27 il volantino già deve essere operativo. Già da stato. Si impegnano. 28. No, nel senso, senza un contenuto si può fare. E poi la fa stampare, ha tipografie, com'è? Gli ultimi 2-3 giorni, lui mi diceva 5 giorni prima e ha fatto la grazia. Perciò, almeno una settimana prima, no? Per i 5 ce l'ha già tenuto i volantini. C'è chi fa volantinaggio già nella zona volantinaggio. Almeno una settimana prima, no? E poi si dovrebbe coprire un poco tutta l'aria attorno a Via del Roberto. Se è possibile, se facciamo il miracolo di riuscire a fare il volantino prima, lo potremmo portare pure all'evento di Portici e chiedere un aiuto. No, ma la settimana prossima. La settimana prossima, domenica e sabato mostra a Portici. E quindi pubblicizzeremo là questo evento. Possiamo fare anche il gazebo di venerdì mattina nel mercato di Porto Reale. Ottimo, bravo. Grande idea. Però Passarino non serve, secondo me, perché nel mercato si disperde. No, noi dobbiamo andare a Gianturco. Del posto, Ione Luzzatti, Gianturco. La zona vicino Via De Roberto. Il mercato in abbia senso là farlo. Lo possiamo pure fare. Farlo in un gazebo, per questa tematica qua, no? Se interessa la zona di Via De Roberto, comunque tu o gazebo può fare Gianducco, può fare Via De Roberto, ma concentrare là, sì, se lo fai a Poggio Reale, non che non Luzzatti, no, è tutto fa brodo. Non ho capito. Domenica ci sta, ho fatto delle trivellazioni. Ma domenica 28 ci sta i cambi ferrovia. Si vuole andare. Che è anche una cosa. Stanno anche invitando, perché chi ci può andare comunque è importante. Da anche una tematica importante. Quarta edizione della festa delle stelle. Per Luigi Gallo, Sergio Pugna, Nunez, tutta ricotta del Tortoviso. Ricotta? Ah, ricotta! Come parlo bene, come parlo bene, Galuscino? Come parlo bene, Galuscino? Ricotta? Ma prima deve che te la musciata, ma credo, che è successo? Oh, sta ascoltando. Sì, ma Carlo senza megafoni, non si può guardare, no? No, senza megafoni, non si può dire. Ah, ma a proposito, volevo dire una cosa, ma non fa un letto per comprare quell'amplificatore che Antonio. Sì. Come fa? È una cassa amplificata con il mio che abbiamo vista all'area est. Portatile, ma poi c'è una bella potenza, eh! E
Il costo dovete domandare o a Tina, perché non lo so, quanto sta mamma? 120 euro. Anche per l'evento sarebbe una buona cosa, perché una classe amplificata con cioè il con microfono in wireless è che pure è buono. Ottimo, ci sto. Ma vabbè, perché se per l'evento, cioè, no, scusami, per l'evento, no, facciamocelo per l'estate. Perché cioè non penso che in breve tempo lo ammortizziamo. Ce l'abbiamo una cassa. Senza corrente. Vabbè, ma questo è un generatore. Mica ci aveva la corrente. E poi dopo si possono mettere e si possono mettere pure i brani musicali, una bella cosa. Infatti io la se il bene ce l'ha anche dice te ma cavolo poca voce. È una bella cosa. Vogliamo fare questa raccolta? Io ci sto. Possiamo fare sessione d'accordo, quota base un paio di euro, ci vengono d'accordo. Una volta che abbiamo registrato la voce di Carlo, diciamo, non c'è neanche più bisogno che Carlo. Una volta che l'abbiamo registrato, il discorso è meglio. Allora te ne un bicchiere. Carlo te ne apri tu. La figata è che c'è il microfono, senza lo metti dentro, dai. Dai, li raccoglie. Allora sono 4 euro. La figata per Carlo, questo lo vedi, c'è il microfono senza fili, quindi tu potresti Massimo, andare a 100 metri di distanza e parla solo tu, però non ti senti mai. Massimo, ti avrai un visto. E sono stato proprio guaiato. Massimo, ma rimani sotto che c'è proprio un caffè. Tu a 600 metri di distanza, però sei sempre presente. Allora, non però scrivete i nomi delle persone. Allora, un attimo. Comunque io a Porta San Gennaro non posso venire più. Scrivi, oggi. Perché? Penso che ti abbacca la prossima volta. Debito di mazzata. Penso che abbiamo fatto. Per mezzo di chi là che si assettano. Capola, hai visto la fotografia che si è assettata in Coppa E? L'ho vista. Si assettano a Nanzala l'entrata. Ti abbacca. E poi mi fanno appiccicare a me. Questa cassa diciamo che mi vediamo. Andiamo a cacciare. Massimo Acciaio. Due Massimo Acciaio. Gaetano Museo. Gianni Massaggi. Due Giuseppe Sì. Io volevo partecipare. Due Nespe, Gennaro. Gennaro Giuliano. Rodolo Virato. Due Salas, un giro di due Salas. Due Salas. Due. Grazie. Salvatore 5. Salvatore 5. Luca C. Gabriello. No, dico Luca Cacciato. Niente. No. Stiamo parlando di un Sclezza, Antonio Vidal. Vabbè, ma però se avete messo tutti, contiamo allora. No, io non li ho messi. Ah, ok. Vabbè, quell'area l'hanno messo 10. Giuseppe Sì. Fondo cassa 10, 12, 14, 16, 18. Come state? 19. Vai che si rimane con cose sorda a cattarmi pure un gazzetto. Vabbè, ma non è. 20 euro e 90 centesimi. Allora, ormai 2, grazie 3, ai cinesi 4, possiamo 6, fare 6, cose incredibili. Natale 20 e 90 centesimi. Tu Gazzetto invece mani cinesi ti bloccano la regina euro è portabile. O Gazzetto vuoi stare dove vuoi. Ci sa se devo fare l'indagine. Basta che metti la chiavetta, puoi mettere 90 centesimi. Questa è una chiavetta. Allora, ma veramente comunque era una cosa comunque utile. Siamo a un quinto del per ottobre che ci vediamo. L'anno novembre. Scusate, ci faremo il regalo a Carlo per la prossima campagna elettorale.
per Natale, c'è il canto a Natale. Organizziamo una festa a Babbo Natale. E poi dopo essere pure tu pure e poi dopo mi penso che quella va la fine che faccia a Babbo Natale. Ma non è per comprare, cioè ma organizzare, c'è una cooperativa. Ma si fanno i soldi in America, si campa a Natale. Mamma veste pure a Babbo. Ma sono pure convinto. Ogni mese mi vesto. O gazzebra si occata mamma nei cinesi una ventina di euro ci esce. A catena la tenda, fai un dolore nel movimento. Ragazzi, comunque devo fare un complimento. Cioè, no, che stiamo le concedere. Poi registra. Sto registrando. Devo fare un complimento a tutti i presenti, non solo per la partecipazione, per la condivisione, ma anche diciamo delle idee, eccetera, ma proprio come persone. Sono delle persone. Questo non lo dovevi dire. Sono delle persone eccezionali. Questo va agli atti, vai regista. Nel grande web. Un giorno ci ricorderemo di questa registrazione. Pure come sta a manguaiare il movimento. No, ma questa la devi mettere perché in un momento di crisi di identità, dove ci sono tutti quei fecchi bellini, un clima così disteso è difficile trovarli, hai il cioè visto che siamo in un momento di euforia, volevo sapere. Chiudo un attimo, chiudo.